Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e vi do il benvenuto qui in questo nuovo video, il nostro nuovo episodio della nostra carriera allenatore con la Fiorentina. Quest'oggi siamo allo stadio Artemio Franchi per affrontare la Roma e poi affronteremo il Milan in Coppa Italia, due partite molto molto importanti per il nostro cammino. Quest'oggi vedremo anche la praticamente fine del calciomercato, ma vedremo fino alle ultime 10 ore. Le ultime 10 ore le lascerò per il prossimo episodio. Così, dovreste avere ancora qualche consiglio, qualche appunto da fare, magari riusciamo ancora a sistemare. Questa è la nostra attuale posizione in classifica, siamo secondi, siamo sopra la Roma, siamo sotto il Milan. Questa partita è assolutamente da portare a casa. Abbiamo visto Ramsey capitano, c'è Rugani in difesa che questa stagione sta facendo un po' così così. Speriamo che non deluda perché ha fatto già danni, diciamo, durante il campionato. Questa è la nostra formazione con Chiesa, Simeone e Çalhanoğlu in attacco. Forza Fiorentina, ovviamente mettetevi comodi per questa gara. Under, la palla per lui, attenzione, dà uno sguardo in mezzo, il cross per Zivkovic, la palla rimane lì però Dzeko col mancino non fallisce, porta in vantaggio la Roma 1-0. Questo non ci voleva. E partiamo già con un piede sotto, siamo Roma che passa in vantaggio al terzo minuto, quarto minuto neanche. Andiamo qui, appoggio del nostro difensore, appoggio proprio con la spalletta per Edin Dzeko che favorisce il suo decimo gol in campionato, decimo gol che tra l'altro lo porta molto molto vicino a Simeone perché dovrebbe essere a 11. Chiesa però sbaglia il doppio passo, attenzione, Piccini però sbaglia completamente il tempo e fa un fallaccio. Un fallaccio, l'arbitro arriva e lo espelle. Fiorentina in 10. Porca miseria, Fiorentina in 10. Baselli, così in mezzo per Simeone, la palla rimane lì, Benassi! 1-1. Fiorentina pareggia, finalmente al 31esimo. Una partita davvero davvero tosta, non riusciamo a sbloccare il centrocampo. Ma qui dopo la ribattuta di Simeone, del difensore della Roma, Benassi riesce a colpire di testa, a portare in parità la sua squadra. Ennesimo gol di Marco Benassi, sesto gol in questa stagione, meglio in questo campionato. L'anno scorso ha fatto davvero davvero strabene, quest'anno sta facendo ancora meglio. Speriamo ovviamente che il prossimo faccia ancora ancora meglio. Parti gli scherzi, Dzeko cerca di controllare il pallone, sbaglia però il passaggio, Pezzella al centro per Ramsey, dà uno sguardo, vede Chiesa ma la passa Baselli, Baselli per Simeone che è da solo, Simeone davanti alla porta, non fallisce mai, 2-1 e la Fiorentina vola in vantaggio, 2-1 che gran gol della Fiorentina però, il Baselli fa un grande passaggio per Simeone, Simeone prova ad incrociare. Riesce a metà perché Baumann con la mano riesce a parare, però palla che entra lo stesso. 12° gol in campionato per il Ciolito Simeone. Mamma mia, che giocatore! Pastore della bandierina, cross in mezzo per Manolas. Palla che però finisce fuori dall'area. Marcano allarga ancora per Pastore. Doppio passo, Pastore salta Milenkovic. La palla in mezzo per Chiesa che però allontana Sansone dietro per lui. Che golasso di Sansone. Roma che si porta di nuovo in parità 2-2. 1-2 pazzesco con Under. Rivediamo Sansone, Under e Sansone col destro. Mamma mia che gol. Morgan Sansone, l'ex centrocampista del Montpellier, fa un grandissimo gol e porta in parità la sua squadra. Ben Yedder da solo, deve far bene. Ben Yedder dà uno sguardo in mezzo, però la allarga per Pezzella. Pezzella prova il tiro nelle mani di Baumann. Baumann adesso prova a spazzare, cerca anche un'ultima azione. Schick, intercettato proprio il pallone. Ben Yedder finisce qui la partita 2-2. Portiamo a casa un solo punto, però un punto che può far bene comunque. Continuiamo ad allenare i nostri giovani talenti. Dopo essere tornati nel nostro menu, siamo andati subito ad allenare i nostri giovani. Abbiamo Kovacic che potremmo poi quasi promuovere, anche perché col fatto che abbiamo tre competizioni,
Allora, giocatore squalificato giustamente Piccini, una giornata, guadagna 3 milioni dalla cessione dei giovani entro 2 stagioni. Stagioni rimasta questa, però a me non va di vendere Feiko, sinceramente, anche perché abbiamo promosso lui, Marino, e poi ci sarebbe Kowalski che stiamo promuovendo, c'è anche Villara, però sinceramente sono tutti giocatori che mi strapiacciono, quindi non vorrei assolutamente venderli. Motiviamo la nostra Fiorentina, dobbiamo passare il turno. Spinazzola deluso per non aver giocato titolare. Mi dispiace. Mi dispiace Spinazzola. Tra l'altro devo cambiare i numeri di maglia perché ho visto che è nella 13. Dobbiamo cambiarlo e mettiamo la 18. La 11 andrebbe a Joao Felix, ma a Joao Felix metterei la sua 79 assolutamente. Eccola qua, ok, l'11 teoricamente rimane libero, potremmo... il 7 andrà poi a Neres, Ben Yedder ha sempre avuto il 9, gli diamo il 99 a sto punto, perché il 9 ce l'ha Simeone, non si toglie assolutamente. Neres voglio dare il 7, a Neres il 7 perché sta facendo davvero molto bene, ce l'hanno l'11, abbastanza onesto. E direi che possiamo abbastanza continuare così. Se c'è qualche suggerimento che avete anche per i numeri di maglia, fatemi pure sapere. Al momento la numero 10 ce l'ha Sturaro, poi vediamo anche magari se confermarglielo per la prossima stagione. Allora, siamo a caccia del trequartista, un ruolo che ci serve veramente tanto. Abbiamo Ramsey che può, diciamo, fare un po' il trequartista jolly, per non far giocare sempre lì, dato che deve ancora un po' crescere, mettere un po' su dei piedi buoni. Vorrei prendere Van de Beek, ha fatto bene in Champions League, nella realtà sta facendo bene anche qua. Gli diamo Spinazzola, però ci chiedono 13 milioni più Spinazzola, a parte che non ha senso perché Van de Beek vale 16 milioni e mezzo, Spinazzola ne vale 13 e mezzo. Gli diamo 2, niente, 12 milioni e 8. È tosta vera stavolta, sapete, perché non abbiamo fondi. Non abbiamo fondi. Tra l'altro, ecco, consigliatemi dei giocatori da prendere a parametro zero. Consigliatemene. Voi consigliatene tantissimi. Io ne prenderò al massimo 3. Come ci siamo prestabiliti anche già a inizio stagione, non voglio falsare troppo e quindi punterei a 3 parametri zero. Hanno bisogno di tempo per accettare l'offerta, ma tanto non lo faranno mai. Solo con Calhanoglu ci è capitato. Mi proverei a tentare anche il colpo Ben Arfa, che non sarebbe male. Mi preoccupa solo il fatto che ha 32 anni, perché è un po' così così. Coric non è interessato a cedere il giocatore in prestito, che poi ha 22 anni. Si potrebbe anche fare. C'è Doan, volendo. Proverei però Ben Arfa. Allora, come parametri zero ci servirebbe un magari difensore, vediamo un attimo dei difensori, centrocampisti, trequartisti assolutamente. Magari consigliatemi voi assolutamente, io sono qua pronto e ben accetto per i vostri consigli. Ovviamente consigli relativamente realistici, nel senso non comprerò chissà che giocatori qua dentro con la Fiorentina, più che altro almeno il secondo anno saranno giocatori comunque da magari Champions League, sì, però con calma, nel senso non voglio veramente falsare, scusate, la carriera, quindi prendere giocatori irrealistici al massimo, tipo prendere un Ronaldo alla seconda stagione, secondo me non sarebbe producente per questa carriera, per questa impronta che stiamo dando alla nostra carriera. Non gli va bene Ranieri, giustamente. Proviamo a dare lì, cioè, giusto vedere se accetta. Accettano e chiedono 50.000. Io do 1 euro. Cioè, se vi prendete 1 euro, scambio a pari per lì. Io rifiuto. Perché lì, comunque, ha 18 anni e Ben Arfa ne ha 32. Lì può ancora tranquillamente crescere. Perché ha i piedi veramente storti. Perché ha i piedi veramente storti. Cioè, più che altro deboli. Ecco, diciamo così. Perché in porta tira in porta. Però non riesce a dare quella forza che serve per far gol, o per comunque impensierire almeno il portiere, cioè tira proprio delle mini palombelle che arrivano in braccio al portiere. Offerta per il prestito di Pezzella, ma io andrei a rifiutare tranquillamente. Giuseppe Pezzella rimane a Firenze,
Tra l'altro è un giocatore su cui punto davvero tantissimo, mi piace davvero davvero tanto e non voglio assolutamente cederlo. Van de Beek chiedono 13 milioni. Sono, cioè, che poi potremmo anche farlo tipo in un magari mercato prossimo, tipo estivo, potrebbe anche farsi, perché Spinazzola al momento non ci serve, potremmo darlo, però preferirei a spunto vendere uno Spinazzola a magari una ventina di milioni e prendere Van de Beek a una ventina di milioni, piuttosto che dare Spinazzola più 15 milioni per Van de Beek. Quello che mi girerebbe, comunque riusciremo a fare un guadagno un pochino più alto. Diamogli la clausola 18. Dice, tanto Van de Beek non si muoverà mai da Firenze, dovesse arrivare. Niente, ancora 12 milioni. Io al massimo gli posso offrire 3. Massimo che gli posso offrire 3, perché tanto non, poi non riusciremo a pagare gli stipendi. Quindi terminiamo la contrattazione, anche perché, cioè, non ho i soldi, cioè non, me ne può chiedere anche 50, ma non ce li ho. Quindi, allora, proseguiamo oltre, lasciamo perdere un attimo il trequartista. Direi di fare la formazione abbastanza fatta, perché abbiamo quella di Coppa. Direi solamente di mettere Ken e direi di mettere... di lasciare magari Kerr, tanto sta fatto bene nella scorsa partita, spostato come terzino. Portiamo il talismano titolare e basta. Forse giusto Marino, ma lasciamo così. Facciamo debuttare Ben Yedder in Coppa Italia e deve prendere un po' minuti. Allora, la prima partita non mi è piaciuto Ben Yedder, devo essere sincero. Vediamo questa e poi valuteremo un attimo che fare, perché se su due partite mi fa, diciamo, pena, non lo prendo, cioè lo rifiutiamo. Ci sono un po' di attaccanti qua come osservati, però attenzione, perché c'è CM De Jong. Bah, un pensierino a CM De Jong potremmo anche farcelo, perché costa veramente poco e potremmo portarlo a casa con 3 milioncini più o meno e poi andremo a pagare lo stipendio, però teoricamente non dovrebbe prendere così tanto, cioè, visto, mi sembra un 12.000, quindi... Allora, proviamo a rifirargli il classico Ranieri. Tra l'altro io ve lo dico, se Ranieri non va via durante questa sessione di calcio mercato, lo caccio, perché non ce la faccio più, veramente, veramente scassato, non basta. Offriamo 1.700.000, 2.5, perché 2.5 si potrebbe poi anche fare, però cerchiamo di strappare almeno 1.9. Accettiamo questa offerta. Molto 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 bene. Quindi a 31 anni, però è buono, cioè comunque è stato un gran giocatore. Io direi di trattare, assolutamente sì. Assolutamente sì. Che tra l'altro, ecco, vi dico questo, nei parametri di 0 non so effettivamente chi ci sia, cioè non ho la minima idea. Il primo anno comunque qualcuno lo sapevo. Quest'anno 0 proprio, non ho la minima idea, quindi mi raccomando, se avete qualcuno consigliatemelo qui sotto, ovviamente di più o meno realistico, cercare di mantenere un po' di realismo in questa carriera, non che a me pesi troppo il farla non realistica, nel senso comunque tante volte mi ritrovo a comprare grandi giocatori in squadre piccole, ma piano piano, diciamo, non alla seconda stagione. 15.000-400.000 di bonus, e rifiutano, è ridicola, ma boh. Cioè, prendeva 12 milioni e mezzo, noi gliene abbiamo offerti 15, cioè 12 milioni e mezzo, scusatemi, noi abbiamo offerti 15 e ha detto che l'offerta è ridicola. Ma che boh. Io vi do il benvenuto a tutti in questa gara della nostra Fiorentina. Quest'oggi, con questo suono un po' più canterino, andiamo ad affrontare il Milan in Coppa Italia. Siamo a San Siro, in uno stadio davvero davvero molto bello. Il Milan è una squadra molto forte questa stagione, sta facendo molto bene. Io sto dicendo un po' troppe volte, molto. Ma detto questo, il Milan è comunque primo in classifica nel campionato. Al momento sotto c'è ancora la Fiorentina, il debutto di Moise Kean quest'oggi. Debutto ufficiale in prima squadra con la nostra
Fiorentina arrivata dalla Juventus per 8 milioni e 100. Stavo per dire in mezzo perché avevamo offerto in mezzo, ma 8 milioni e 100 dalla Juventus. Speriamo riesca a far bene, anche perché abbiamo ceduto Rossi, che la scorsa stagione con noi ha fatto bene, per prendere proprio Moise Kean. Inizia la gara con Borini, che vede sulla fascia Talisca, prova il cross in mezzo, ma Lukaku intercetta molto bene, fa ripartire i suoi. Oh, attenzione, Volland, Suso! Areola in calcio d'angolo. Che rischio, già subito al primo minuto. Cross in mezzo, però la palla viene intercettata da Neres. Kean, da solo, Moise Kean contro tutti. Kean, attenzione, Kean si muove davvero molto bene. Vede Felix in profondità, la palla è per lui. João Felix controlla, tira e segna! João Felix! 1-0 Fiorentina. Mamma mia, che giocatore João Felix. 1-0 Fiorentina con la sua numero 79, può far solo meglio. Una stagione pazzesca la sua. Eravamo un po' indecisi se comprarlo oppure no. E abbiamo fatto davvero molto bene. Primo gol in Coppa Italia per lui, ci porta in vantaggio a più uno sul Milan. Kramer allarga per Suso. Suso cerca cross al volo di sinistro, però la palla è per Talisca. Di testa non fallisce. Sembra quasi un motto. 1-1. Milan pareggia i conti. Porca miseria. Talisca è stato veramente molto molto bene. C'era forse quasi fallo di Neres, quindi alla fine non ha dato rigore ma ha dato gol. Peccato. Tolisso ancora per Suso. Sta facendo molto bene. Adesso salta Lukaku. Lukaku beffato sulla fascia. Suso. Cross in mezzo. Talisca, Borini. 2-1. Milan passa in vantaggio con la rete di Fabio Borini. Rivediamo qua, cross in mezzo di Suso. Borini di testa, se lo perde Tet. E il Milan passa in vantaggio. Primo gol anche per lui in questa Coppa Italia. Palla per Folland, da solo. Viene marcato da Petzella, ritorno di Petzella. Attenzione, viene fermato. Sta facendo un po' di melina al Milan. Cerca di difendere il pallone. Cerca di difendere il vantaggio. Bakayoko prova a ripartire la Fiorentina con Sturaro. Ramsey, attenzione che c'è da solo João Felix. João Felix per la doppietta. Felix, prova il tiro. Traversa, Chiesa. Palla alta di pochissimo. Ma traversa neanche riga di João Felix. Porca miseria. Abbiamo rischiato di trovare il pareggio all'ultimo respiro. Ben Yedder cerca ancora uno spiraglio per il risultato, non ci riesce. José Mauri, Tolisso, Melina profondissima del Milan, allarga sulla fascia per Kramer, ma la partita finisce qui. Il Milan batte la Fiorentina 2-1 e passa dunque alle semifinali. Peccato perché, tra l'altro, io ero super convinto che fossero i quarti, cioè che fossero le semifinali, pardon. E quindi ho detto, vabbè, almeno ho fatto un gol fuori casa. E invece no, mi sono poi ricordato dopo che erano i quarti. Peccato, peccato perché non ce lo meritavamo. La partita che abbiamo fatto non ce la meritavamo. Rivediamo qui Felix. Prova ad andare sulla cioè che va sulla fascia e prova il tiro, ma tiro pazzesco. Lo si schianta sulla traversa. Tra l'altro vi chiedo scusa se sentite un baccano incredibile. Infatti ho messo un attimo pausa al gioco perché ci sono cani che abbaiano dovunque, ci sono tutti i cani del vicinato che abbaiano, c'è gente che taglia l'erba, c'è gente che sposta cassoni e giustamente quando io non registro c'è la quiete più totale, inizio a registrare, c'è bordello incredibile. Ma tra l'altro mi ha spaventato un sacco questa cosa dei cani, perché di solito i cani si mettono ad abbaiare tanto e tutti insieme quando ci sono tipo i terremoti, queste cose qua. E quindi mi sono un attimo preso male. A parte queste cose, proseguiamo oltre. Tra l'altro, ecco, vi dicevo, lascio libero per il prossimo episodio le ultime 10 ore del calciomercato. Così provate a consigliarmi ancora qualcuno. Io, boh, abbiamo veramente pochi soldi e pochi giocatori da dare in cambio. Perché non, cioè, al di là di Spinazzola, comunque adesso siamo abbastanza a posto. Però, boh, provo. Ho provato l'attaccante, però ho cercato di
di provare a prendere Gabbiadini o Iheanacho, ma non ha funzionato. E vi cerco di risparmiarvi poi durante il taglio le trattative, perché sono state infinite e alla fine poi inutilissime. Quindi, boh, consigliatemi voi qualche magari attaccante da scambiare con Ben Yedder. Contate che Ben Yedder vale sui 15 milioni circa. Nel prossimo episodio vedremo Genoa, Inter e Cagliari, penso sicure. E poi magari vediamo se farà anche la partita di Europa League, anche perché abbiamo ancora il calciomercato. E quindi non so, a livello proprio di tempistiche, se riuscirò a fare uscire tutto. Mi raccomando, non mancate, non perdetevi niente. Attivate la campanellina perché potrebbero uscire altri video oltre alla carriera allenatore solita. Non mancate assolutamente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un mi piace, molto importante per supportare questa serie. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui sul mio canale. Ciao ragazzi!